Credevo di aver iniziato il video, invece non l'ho mai fatto, quindi ciao! E questo è un nuovo video. Ho appena messo dell'olio che puzza come una fattoria, però è molto molto buono. E adesso mi vado a massaggiare il viso con la mia guascia di Giada. Oggi, dopo 3 anni, vado dalla parrucchiera. Per voi questa può sembrare mattina, in realtà sono le 2:30, 3 di pomeriggio, ma questa mattina mi sono svegliata, mi sono lavata la faccia, poi ho fatto colazione, sono andata a portare il mio cane, sono andata a fare la spesa, ho pulito tutta la verdura che ho comprato, ho cucinato, abbiamo mangiato, eccetera, quindi sto facendo in realtà tutto adesso. Mi fa strano parlare in italiano in questo video. State cercando un colluttorio che vi fa piangere? Questo sciottino, questo. Vi consiglio di mischiarlo con l'acqua perché è terribile. Cioè, è terribile. Ti fa venire terribile. Ti fa terribile. I miei occhi sono così, adesso vedete. Ok, la prima volta l'ho utilizzato senza mischiarlo con l'acqua e sono letteralmente morta. La volta dopo l'ho mischiato con un po' di acqua, ma ho sbagliato la ratio e quindi sono morta lo stesso. Oggi è andata meglio degli altri giorni. Quindi niente, continuiamo. Diciamo che mi tolgo questa vestaglia terrificante e mi vesto come una persona normale. Ci vediamo tra poco. Eccomi, sono tornata, non è cambiato praticamente niente. Semplicemente una felpa grigia, chiara, bianca. Intanto siamo pronti? Siamo pronti a salutare questo stile? Siamo pronti? Io non so se sono pronta a salutare i miei capelli. Mi è appena stato posticipato l'appuntamento, quindi mi metto a editare il vlog che probabilmente sarà già fuori quando questo video sarà live. Ho tipo 2 video arretrati e ne sto già filmando un altro e bene, quindi continuo a editare. Provo a fare questa intro perché prima mi stavo preparando e secondo me è uscita una vera merda. Allora, oggi ci troviamo a parlare in italiano perché sto facendo una prova per fare video in italiano e vedere come vengono, se la gente li apprezza di più o di meno. E oggi sono qui perché vado dalla parrucchiera dopo 3 anni. Un pochino mi mancheranno i miei capelli lunghi. Ho fatto questa cosa 3 anni fa, ovvero ho donato parte dei miei capelli a un'associazione che si chiama Angelo per Capello. Un Angelo per Capello è un'associazione onlus che riceve i capelli che le persone donano e poi ricrea delle parrucche per tutte quelle persone che stanno attraversando un percorso di chemioterapia. È un bellissimo gesto che tutti noi possiamo fare e che io sono sempre molto felice perché dono i miei capelli, li taglio, ai miei ridò una vita e aiuto a ridare diciamo un sorriso e supporto comunque un'associazione così, così bella e così carica di significato. Quindi oggi vado dalla parrucchiera e in più mi è stato regalato un bagno di colore, quindi probabilmente andrò anche a delineare questo DIY fatto in casa che insomma devo dire che dopo 2 anni possiamo tranquillamente salutare. Un pochino mi mancherà perché effettivamente i miei capelli sono così da 2 anni e insomma sono un po' abituata a vedermi così, a vedermi con queste ciocche bianche. Finalmente bianche perché le prime volte erano tipo giallissime, quindi se poi vorrò rifare una cosa del genere dovrò riaspettarmi tutto il giallo che c'è. Quindi ho questo appuntamento tra pochissimo, mi porto le mie batterie, cerco di filmare quello che riesco, gliel'ho già detto anche a lei, gli ho detto se le faceva piacere fare un video. Quindi vi porterò con me al salone e vediamo un po' che cosa riesco a filmare, che cosa vi riesco a far vedere. Oddio, non so come montare questa intro, fatta ovviamente dopo le prime clip filmate. E nel frattempo lì c'è un bagno, sì, mi sa che l'avete visto tutto il tempo.
Bene, vado dalla parrucchiera, ho le mie batterie, possiamo cercare di filmare più o meno tutto. Non so se portarmi questo treppiedi o quello lì alto. Facciamo che me li porto entrambi. Io non ho mai filmato fuori da casa mia, cioè nel senso ho filmato ma non parlavo e non mi autoriprendevo, quindi sarà un po' weird. Diciamo che ce ne sbattiamo e vi ci porto. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Questo è il mio outfit. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out. We can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Questi sono 25 centimetri. Se non un pochino di più, perché non calcoliamo questa parte qua delle punte. Adesso stanno asciugando su un termosifone, perché ovviamente li abbiamo lavati, così sono pronti per essere spediti e sono già lavati. I capelli sono venuti molto corti rispetto al 2019 quando li ho tagliati per la prima volta per donarli. E nel 2019 erano tipo lunghi almeno 5-6 cm in più di adesso. Adesso sono molto corti anche dietro, vi faccio vedere magari. Tanto corti dietro. Devo dire che il risultato finale mi piace moltissimo, quello che abbiamo fatto quindi è andare a tagliare i capelli, poi abbiamo fatto un trattamento per coprire poi le ciocche, per dare più corpo alle ciocche decolorate e poi siamo andati a tonalizzare, quindi mi ha messo lo stesso mio colore che bene o male ha preso, è leggermente più chiaro ma non mi disturba affatto questa cosa, quindi è... In realtà il risultato è molto carino, non era esattamente la lunghezza che mi aspettavo, ma devo dire che ci metto, diciamo, la lunghezza dietro che un pochino mi preoccupa in termini di come cresceranno, perché io li ho sempre avuti pari. Devo dire che sono molto soddisfatta e poi in realtà la cosa che più mi piace è che questi capelli saranno utili a qualcun altro, quindi indipendentemente dal fatto di questo attuale taglio, è in realtà bello tutto il principio, tutto il resto. E quindi niente, questo è il video di oggi. Ci vediamo in un altro video, rimanete connessi, continuate a seguirmi su tutti i social. E quindi grazie ragazzi, da oggi chiamatemi Francisca. Sto continuando a dire Francisca, quindi al momento sono Francisca, mi sento Francisca. Oppure Jolene. Chiamami Giolina. Eccoci al giorno dopo, quando tutta la piega è scesa e i capelli stanno così. Volevo farvi vedere quanto sono corti. Forse adesso un pochino si vede che sono di un colore leggermente più chiaro qua davanti,
Però stiamo sempre parlando del mio colore, cioè sembra che sono stata al mare. Incominciamo questo 2023 con un completamente nuovo taglio, nella speranza di non aver fatto una stronzata. Dietro sono veramente molto corti, cioè la sensazione tanto corto, cioè un centimetro e mezzo, due centimetri. Vabbè, grazie per essere stati con me in questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao!